Ben ritrovate e ben ritrovati, sono Alessandra Gazziottin, continuiamo le nostre conversazioni per conoscere meglio la salute della donna e oggi ci dedichiamo a un tema trasversale, perché me l'hanno chiesto molte delle amiche ascoltatrici e molte pazienti. Parli chiaramente degli ormoni, di che cosa sono e che cosa fanno, perché siamo molto confuse. Allora dedicherò due conversazioni, quella di oggi e quella della prossima settimana, proprio agli ormoni sessuali, in particolare, innanzitutto gli ormoni sessuali in generale e nella donna in particolare, e poi la prossima conversazione sugli ormoni bioidentici. Così faremo chiarezza rigorosa dal punto di vista scientifico e clinico una volta per tutte. Allora, importantissimo, innanzitutto che cosa vuol dire ormone? La parola ormone deriva dal greco ormao e significa stimolo. In altre parole, tutti gli ormoni, che sia la tiroide, che sia l'insulina, che siano gli ormoni sessuali, sono stimolatori e regolatori dell'attività di tutte le cellule viventi del nostro corpo, ma anche di tutti gli altri animali. Sono prodotti dalle ghiandole endocrine. Cosa vuol dire? La ghiandola endocrina è la ghiandola che secerne i propri prodotti, gli ormoni, all'interno del corpo nel sangue. Mentre le ghiandole esocrine sono quelle che riversano il contenuto all'esterno, per esempio le sebacee, le sudoripare, ma anche le salivari, le lacrimali, le intestinali o le ghiandole del bortolino. Quindi esocrino va all'esterno del corpo, anche l'intestino è considerato esterno, e endocrine all'interno del corpo, nel sangue, nel plasma, nel torrente circolatorio per raggiungere cellule e tessuti. Questi ormoni, per essere amici della salute, amici, devono avere alcune caratteristiche. Raggiungere dei livelli, delle concentrazioni ottimali, dove? Innanzitutto nella produzione, che attenzione, cambia nelle 24 ore. Ha una sua musica circadiana che è ottimizzata dall'uscire alla mattina a camminare alla luce naturale. Per favore fatelo, perché date un grande aiuto a tutta la sinfonia ormonale del vostro corpo. Secondo, deve avere una concentrazione ottimale nel sangue, quello che noi chiamiamo range, ossia livelli di normalità. Il troppo poco o l'eccessivo fanno danni, perché è la dose che fa la differenza tra il rimedio e il veleno, come diceva Paracelso. Terzo, devono essere recepiti, non basta che vadano a spasso per il sangue, ma devono essere captati da ogni cellulina, in ogni tessuto, grazie a che cosa? Ai recettori ormonali, che noi possiamo immaginare come vere e proprie serrature all'interno delle quali si inseriscono i diversi ormoni, avendo un'azione attivante o bloccante. E quindi, avete capito? Produzione circadiana che varia nelle 24 ore in maniera ottimale, livelli ottimali nel sangue e ricezione nei tessuti. Geneticamente possiamo avere tessuti che recepiscono meno gli ormoni perché hanno meno recettori e avremo delle patologie, per esempio anche la famosa vestibulodinia. Le donne sono più fragili, vulnerabili, perché hanno meno recettori all'entrata del vestibolo vaginale. Allora, chiarissimo questo concetto di ormone, la chiave e la serratura recettore. Ancora, questo vale per tutti gli ormoni. Adesso entriamo nel merito degli ormoni sessuali nella donna. Allora, intanto quanti sono? Impariamo a conoscerli. Quando noi parliamo di estrogeni, facciamo una generalizzazione, perché in realtà è una famiglia che ne ha quattro fondamentali. Il primo, estradiolo, che è prodotto dalle ovaie e che è quello che usiamo anche nella contraccezione con ormoni naturali, estradiolo per l'appunto, e nelle terapie ormonali sostitutive. Poi abbiamo un estrogeno cattivissimo, nel senso che è quello che stimola di più la proliferazione delle mammelle e dell'endometrio, aumentando il rischio di cancro, e signore, è prodotto dal tessuto adiposo. Più la donna è sovrappeso o francamente obesa, più produce estrone e triplica il rischio di tumori alla mammella e all'utero. Allora, invece di aver paura della minima dose che diamo nelle terapie ormonali, abbiate paura del tessuto adiposo. Grasso non è bello, è una miniera di malattie, e quindi tenere il peso forma è il primo fattore per tenere dosi ottimali
endogene dei nostri ormoni. Il terzo estrogeno si chiama estriolo ed è prodotto soprattutto dalla placenta. E poi ce n'è uno che adesso stiamo utilizzando e scoprendo nelle sue immense qualità, era stato scoperto dal premio Nobel di Paluzzi nel 52, poi dimenticato, e questo è l'estetrolo, che è prodotto dal feto e dalla placenta. L'estetrolo è un ormone interessantissimo perché, mentre si comporta da estrogeno in tutti gli organi del corpo, tenendone quindi la salute e la giovinezza, sulla mammella bilancia l'azione dell'estradiolo, che sale molto in gravidanza, e protegge dal rischio di tumori. Quindi è un ormone molto amico della salute della donna, che infatti utilizziamo molto adesso in contraccezione e nelle terapie ormonali sostitutive. Progesterone, ecco l'altro ormone prodotto da ovaie e placenta, il testosterone prodotto dalle ovaie e dal tessuto adiposo, e poi le ghiandole surrenali, che come dice il termine si trovano sopra i reni, sono due ghiandole preziosissime per la salute ormonale, la salute generale della donna, perché producono il deidropiandrosterone e il deidropiandrosterone solfato, che sono i grandi genitori di tutti gli ormoni sessuali nella donna e, per la verità, anche nell'uomo. Qual è il punto? Che gli ormoni sessuali, estrogeni, progesterone, testosterone e deidropiandrosterone, possono essere considerati, da un lato, una linfa, perché nutrono ogni cellulina del corpo, ogni organo, ogni tessuto, e dall'altro un poderoso scudo, perché proteggono da quell'accumulo di malattie che noi vediamo in particolare dopo la menopausa, quando mancano questi ormoni che a dosi ottimali sono una linfa per tutto il corpo femminile. Quindi, le ovaie che cosa producono? Estradiolo e progesterone, prodotti dai follicoli, che sono quelle strutture che anche nutrono l'ovetto, l'ovocita, e lo fanno maturare e liberare nel momento dell'ovulazione. Contemporaneamente, nella parte più centrale dell'ovaio, le cellule di Leydig producono il testosterone, che è più alto del livello di estrogeni, attenzione, in tutto il mese, anche nella biondina, senza che non ha mai avuto un brufoletto o un pelo in più nella vita. Fisiologicamente il testosterone è più alto. L'unica fase in cui gli estrogeni sono più alti è la gravidanza. Registrate il messaggio, perché poi, quando parliamo di terapie su misura, il testosterone ci deve essere. Allora, cito il professor Sperov, che è stato uno degli endocrinologi più importanti del mondo, che ha presentato dei dati inequivocabili, dosando questi ormoni nella donna, in cui il testosterone è stabilmente più alto dell'estradiolo durante il ciclo femminile normale. Il progesterone è prodotto nella seconda metà del ciclo dopo l'ovulazione. Ma abbiamo, come anticipavo, due altre ghiandole fondamentali, i surreni. E i surreni producono due ormoni cardinali per la salute umana, negli uomini e nelle donne. Producono deidroepiandrosterone, che è il genitore, come ho detto, di tutti gli ormoni sessuali. E qual è la cosa interessante? Che le due ghiandole che lanciano la pubertà, che la iniziano, sono i surreni. I surreni aumentano una grande produzione di deidropiandrosterone, e questo, per esempio, fa crescere in altezza le ossa lunghe, fa allungare i muscoli, i tendini, i ligamenti e tutti i tessuti insieme, e dà lo scatto di crescita che anticipa e accompagna la pubertà nelle bimbe e nei bimbi. Quindi noi abbiamo adrenarca, che vuol dire l'inizio dello scatto puberale inaugurato dai surreni. Dopodiché cominciamo a vedere i peletti al pube, il pubarca. Dopodiché nelle ragazzine, le bambine, comincia a aumentare il seno, telarca. Alla fine ecco che l'ovaio nel frattempo comincia in silenzio a produrre estrogeni, produrre a volte anche il progesterone, viene stimolato l'utero, compare la prima mestruazione, menarca. Quindi è un progetto di crescita che richiede due grandi ghiandole protagoniste, surreni e ovaie, in un tempo, in una partitura musicale ormonale formidabilmente raffinata. L'altro ormone che viene prodotto dai surreni, attenzione, attenzione, per riguardo anche gli uomini, è il cortisolo. E qual è il punto? Mentre tutte le ghiandole endocrine riducono progressivamente la produzione con l'età, nelle donne abbiamo anche il pat track della menopausa, gli uomini perdono 0,5-1% all'anno tutta la vita, si riduce l'ormone tiroideo, l'insulina, tutti gli ormoni si riducono, l'unico che aumenta con l'età è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che è l'ormone dell'allarme,
Ecco perché noi definiamo la menopausa e l'invecchiamento come un'infiammazione cronica di basso grado. Più è alto il cortisolo, più siamo infiammati, incendiati, più abbiamo un esercito permanentemente in guerra e nessun corpo, nessuno stato può reggere a lungo uno stato di guerra permanente. C'è un'usura dell'organismo, delle risorse, dell'energia vitale. Ecco perché tenere basso il cortisolo con stili di vita sani è il primo requisito. Camminare fuori tutte le mattine vale per gli uomini come per le donne, mezz'ora anche per andare in ufficio, ci aiuta ad abbassare e a riportare i livelli di cortisolo nel range ottimale. Ricordatevelo, perché più è alto, più ci ammaliamo, e molto male. E abbiamo un esercito usurato che non è più in grado di difenderci dai tumori, dalle malattie neurodegenerative o cardiovascolari. Quando guardiamo i livelli dei nostri amici ormoni, questa è una tabella che presento grazie alla cortesia del professor Rogerio Lobo della Cornell University di New York, che me l'ha dato 25 anni fa, perché lui nel 99 ha fatto le famose equivalenze e ha tradotto in picogrammi per millilitro, che era l'unità di misura classica degli estrogeni, anche gli altri ormoni maschili e per i quali usavamo altre unità di misura, i nanogrammi e i microgrammi. In termini semplici, se noi facciamo le equivalenze, ecco che nel corpo femminile gli estrogeni sono meno rappresentati del testosterone e degli androgeni in generale. Registriamolo questo concetto. Allora, l'estradiolo, subito dopo la mestruazione, 50-100 picogrammi per millilitro, massimo 150. All'ovulazione, 400-600, massimo 800. E poi dopo 200-300 nella seconda fase del ciclo. In gravidanza, la donna arriva a 30.000 picogrammi per millilitro e se è una gemellare anche a 40.000 picogrammi per millilitro a termine di gravidanza. Ma se noi in menopausa diamo 30 o 50 picogrammi, ma di che cosa stiamo parlando? Attivate i file. Gli androgeni sono molti di più, basti pensare che il deidropiandrosterone solfato, che è il genitore di tutti gli ormoni, arriva a 3-4 milioni di picogrammi in età fertile per millilitro. Bisogna studiare. Allora si parla con cognizione di causa. Non basta leggerci tre sciocchezze su internet. La menopausa naturale ci darà una riduzione importante, ma se andiamo a fare o ad avere una menopausa indotta da cure mediche o menopausa chirurgica o chemio o radio, ecco che abbiamo una riduzione ulteriore anche degli amici ormoni maschili, oltre che dell'estrogeno. Non basta. Come fanno ad agire questi ormoni e come agiscono? E qui facciamo un altro passo fondamentale. Questi recettori, queste serrature in cui gli ormoni, con cui gli ormoni interagiscono, possono essere di tipo alfa o di tipo beta. E qual è la differenza? Che l'alfa media le azioni proliferative e riproduttive, procreative. E allora lo troviamo nell'ipotalamo, che governa tutti i bioritmi della vita e le funzioni della vita primarie, nelle mammelle e nell'apparato genitale, un pochino anche nel vascolare o nell'osso. Dove troviamo tanto i beta? Nella corteccia cerebrale, nei polmoni, nell'intestino, molto nel torrente circolatorio, perché il beta media le azioni antiproliferative e riparative ed è sui beta che vanno i fitoestrogeni, di cui parleremo in un'altra puntata. Allora, conoscendo bene la mappa dei recettori, capisco che non solo è importante che vengano prodotti gli ormoni, che siano nel sangue a livelli ottimali, che raggiungano organi e tessuti, ma poi l'effetto finale dipende da che tipo di recettori, alfa o beta, trovano nelle cellule e anche da quanti recettori sono espressi in quel tessuto. Se poi andiamo a vedere una cosa fantastica, cosa mi fanno gli ormoni maschili nel cervello? Grazie a enzimi, e qua introduciamo un'altra variabile, gli operai che attivano gli ormoni, ecco che attraverso le aromatasi il testosterone viene attivato a estrogeno. Perché diamo gli inibitori delle aromatasi nelle donne con tumore alla mammella? Per impedire che il testosterone, che ne abbiamo tanto, venga trasformato a estrogeno. Ma qual è il punto? Che andiamo a impoverire anche testosterone e estrogeno nel cervello. E molte delle donne curate con gli inibitori aromatasi si lamentano della famosa nebbia nel cervello. Ma di questo parleremo un'altra volta. Quindi, in conclusione, vostre domande. Quando lei parla di un vestito ormonale su misura,
dopo la menopausa, cosa intende? Intendo questo, che noi, dopo aver approfondito bene 50 anni di studio della medicina e in particolare delle terapie ormonali, come fare un vestito su misura? Si intende che devo dare al corpo quello che ha perduto, gli ormoni perduti, a dosi appropriate. E quindi appropriate in base a cosa? All'età. Abbiamo anticipato che se una menopausa è molto precoce, devo considerare che questa bimba deve crescere. Quindi dare ormoni a dosi appropriate al progetto di crescita e che saranno ben diversi da quelli che diamo alla nonna. L'obiettivo terapeutico, su quali bersagli voglio agire, su quali organi voglio ottimizzare l'intervento, la vulnerabilità che ha su alcune parti, ma anche attenzione, molte patologie possono migliorare con la terapia ormonale, di questo non parliamo mai. Quali? Le autoimmuni, per esempio, se io do un profilo più androgenico. Il diabete rallenta, compare più tardi ed è meno aggressivo. Il Parkinson rallenta del 50%. Quindi c'è una serie di benefici straordinari in patologie preesistenti e indipendenti dalla menopausa che io posso modulare e rendere meno aggressive, un concetto cardinale. Poi le controindicazioni certamente, che valgono anche, lo vedremo, per i bioidentici e il progetto di salute. Quindi, in conclusione, per parlare di ormoni bisogna studiare, capire che usare bene gli ormoni è una chiave cardinale per la nostra salute. Ci rivediamo la prossima settimana per parlare dei bioidentici, fakes e verità. Ringrazio naturalmente Giovanni Sole, il nostro regista, per il grande aiuto. Ringrazio Italpress per questa straordinaria possibilità. Vi rimando ai due siti Alessandra Graziottin e Fondazione Graziottin per tutti gli approfondimenti di merito, ma anche, se volete, per rivedere queste conversazioni e le precedenti, in modo che possiate veramente costruirvi una cultura sulla vostra salute che sia solida, rigorosa e appropriata per essere protagoniste di salute a tutti i livelli. Grazie ancora e alla prossima settimana.